Alla rovescia, a 3 vittorie dallo scudetto, l'Inter fa tappa a Napoli con l'obiettivo di mantenere il più 10 sul Milan. 60.000 spettatori al San Paolo, una straordinaria apertura di credito per la squadra di Donadoni nonostante il peggior rendimento di sempre nel girone di ritorno, 6 punti su 36. Formazione, Napoli con il 3-5-2, in difesa recupera Santa Croce, Montervino e Mannini sono gli esterni, Amodio il playmaker, davanti con Lavezzi c'è Dennis. Mourinho abbassa Zanetti in difesa al posto di Santon, in mezzo dentro Vieira con Cambiasso e Stankovic, attacco a 3 con Figo e Balotelli larghi e Ibrahimovic in mezzo. Napoli-Inter si infiamma subito, 100 secondi e punizione da sinistra per l'Inter, Balotelli taglia il solito pallone velenoso, Samuel prende il tempo a tutti ma Navarro con grande prontezza di riflessi chiude a chiave la porta del Napoli. Inter subito vicino al gol, grande intervento del portiere argentino del Napoli sul colpo di testa del muro nerazzurro. L'Inter fa la partita, il Napoli si difende con affanno. Amodio e Mannini entrano duro su Figo. Punizione battuta velocemente per Balotelli che arriva in zona tiro e scarica un destro a scendere che non si abbassa però al momento giusto. La squadra di Mourinho gioca con convinzione e personalità. Al 17esimo Ibrahimovic cerca un super gol con un destro al volo ad altissimo coefficiente di difficoltà. Il tentativo dello svedese è sballato ma merita applausi per il coraggio di aver provato una giocata difficile. Il Napoli si limita a difendere, non certo per scelta, e lo fa con ogni mezzo, lecito e non. Lo spettacolo ne risente, le zone nobili di Capitan Zanetti quasi. Minuto 30, buona chance per il Napoli, punizione dal limite affidata a Lavezzi, che però non va nemmeno vicino a creare problemi a Giulio Cesar. 3 minuti dopo, altra punizione per il Pocio, stavolta qualche metro più indietro. L'esito però è lo stesso, non è certo esaltante per i 60.000 del San Paolo che aspettano un gol di Lavezzi a Napoli da quasi 3 mesi. Sulla seguente rimessa dal fondo di Giulio Cesar, l'Inter costruisce un'occasione. Doppio colpo di testa di Figo e Ibrahimovic, sinistro pulito di Balotelli. Niente male, ma troppo centrale per impensierire Navarro. Il Napoli, dopo i primi 20 minuti di grande difficoltà, riesce ora a proporre qualcosa di interessante. Lavezzi vede uno spazio libero e ci si butta, ma la sua conclusione è decisamente fuori misura. 46esimo, siamo nel recupero. Il Napoli chiude in avanti il primo tempo. Montervino alza la testa e serve bene Hamsik dalla parte opposta, ma la volée di Marechiaro finisce in curva. Squadre negli spogliatoi, Napoli 0, Inter 0. Non ci sono cambi dopo l'intervallo, il ritmo della partita resta su livelli piuttosto bassi. L'Inter, come nella seconda parte del primo tempo, se ne sta molto bassa e fatica a ripartire. Più coraggioso il Napoli, la morsa a Cordoba, Samuel stoppa il tentativo di Dennis al minuto 57. Inerzia del match, ora leggermente a favore degli azzurri che però al 60esimo rischiano. Hamsik non controlla un passaggio di Contini e favorisce Vieira. Il francese avanza e tira, ma la sua conclusione è stanca e Navarro amministra. 63esimo, primo cambio della gara, Donadoni toglie Dennis e inserisce Zalajeta, giustiziere dell'Inter di Mancini nello scorso campionato. Minuto 68, punizione da 35 metri per l'Inter. Ibrahimovic punta il mirino sul primo palo e spara. Navarro vola ed è via in calcio d'angolo. Grande concentrazione per il 24enne portiere del Napoli che legge bene le intenzioni di Ibra e non si fa distrarre dal rimbalzo del pallone. Dopo 70 minuti Mourinho cambia, fuori Figo, dentro Amantino Mancini, tatticamente tutto come prima. Minuto 73, attacca il Napoli con Lavezzi che va l'uno contro tutti, assist del Pocio per Zalajeta che libera il destro dal limite. Giulio Cesar non fa una piega, pallone in rete. Napoli in vantaggio. Per i 60.000 del San Paolo è delirio puro. Gol numero 4 in campionato per il Panterone che non segnava in casa dal 9 novembre. Il suo gol rompe poi l'imbarazzante digiuno interno del Napoli che durava da 504 minuti. Senza scampo, Giulio Cesar sul destro effettato con l'esterno di Zalajeta. 73 minuti, Napoli 1, Inter 0. Mourinho non ci sta, dentro una punta, Cruz al posto di un centrocampista Vieira. Poco dopo, all'81esimo, tocca Maxwell che rileva Kivu. Assalto finale con un iperoffensivo 3-4-3. Cambia anche Donadoni che richiama Lavezzi per Datolo. Balotelli non gradisce l'andatura molto sudamericana del Pocio e si fa sentire a modo suo. A Rosetti non sta bene, giallo per l'attaccante nerazzurro che salterà Inter-Lazio. La squadra di Mourinho non riesce a rialzarsi, 86esimo, Blasi guadagna campo e ci prova da fuori. La traiettoria fa sponda su Samuel, Giulio Cesar non si fa sorprendere e salva. Parata tutt'altro che scontata, la deviazione involontaria di Samuel cambia la linea del tiro di Blasi, ma non l'affidabilità del portiere interista. L'Inter non riesce mai ad arrivare dalle parti di Navarro e quando Rosetti fischia la fine, la notte del San Paolo diventa magica.
Dopo Milan e Atalanta, Napoli diventa la terza squadra del campionato a battere l'Inter di Mourinho. Dopo 14 giornate senza gioie, i tifosi azzurri possono far festa. L'Inter rallenta le operazioni di avvicinamento allo scudetto. Il Milan è a meno 7 con 5 giornate da giocare. Vantaggio comunque più che rassicurante, ma il campionato, e questa è la notizia, non è ancora finito.